Ciao a tutti, finalmente dopo quasi un mese ce l'ho fatta, ho terminato il video con i migliori pezzi, le migliori immagini del Grand Tour Francigena 2020. Sono un pezzettino di immagine o di video per ognuna delle 45 tappe, in alcune non ho trovato dei materiali interessanti per cui le ho saltate, ma dura 12 minuti, quasi 13 minuti. Ho scelto per la maggior parte delle immagini di lasciare l'audio originale con tutti i rumori, il vento, il rumore dei passi, il gorgoglio dell'acqua, il passaggio delle macchine, le mie frasi, le mie parole legate al momento in cui io stavo girando quel piccolo video. Spero che vi piaccia. Come voi ben sapete, non sono un videomaker, non faccio film e cortometraggi, faccio spettacoli a volte piacevoli, a volte no, e comunque questo per me è un grazie ancora per quello che avete donato per questo progetto. Vi ricordo che poi ad aprile ci risentiremo perché a metà aprile ho il weekend con il debutto di questo spettacolo, conferenza legato a Grand Tour Francigena e a cosa vuol dire fare un pellegrino per me e a tante cose sciocche e serie che sto scrivendo per lo spettacolo convegno. Saluto, ciao, grazie. Acqua ghiacciata della Valle d'Aosta. Buono. Stamattina sveglia alle 5 e mezza, partenza alle 6, si va a Vercelli, iniziamo da Santhià, la mesetta della via Francigena. Da qui fino a Fidenza saranno 250 km piatti di pianura, quindi risaie, campi di mais e tutto quello che ci aspetta della pianura padana. Sei della mattina, sono nella piazza Cavour di Vercelli, che in questo momento è totalmente addormentata. Oggi è una tappa di 35 km, abbastanza lunga, tutta pianeggiante, vado fino a Mortara. Parto presto per evitare di prendere caldo e un saluto dal monumento di Cavour.
Mi tolgo, eh? Questi spazi qua sono bellissimi. Quando faccio spettacolo in questi spazi, vedi, tra l'altro quando arrivano i bambini che sono lì che deve iniziare lo spettacolo. Anche noi. Fa molto Cammino Pellegrino questa immagine. Eccolo, merda, ush. Sette e mezzo della mattina, sono ancora a Bolsena, dietro le mie spalle la Basilica di Santa Cristina, che potete vedere in questa immagine. Ho la mascherina, giustamente, perché quando siamo nei luoghi pubblici, se non dobbiamo camminare, mettiamoci la mascherina. Si cammina 18 km, un po' morsi, quindi una tappa non tanto complicata, fino a Montefiascone, e poi oggi pomeriggio alle 19 hanno organizzato un incontro aperitivo sulla Via Francigena in cui sarò presente anche come persona e operatore. Quindi, let's go. E buon sabato e camminate, ragazzi, camminate.
con la mascherina di chi si poteva essere qualsiasi, guarda, poteva essere qualsiasi persona. Poteva essere qualsiasi persona che dici boh. Le 12:30 circa, eccomi qua, vedete, sono qui nella piazza di San Pietro, vedete che sono arrivato finalmente, adesso attendo la mia famiglia che è un po' in ritardo come al solito, e questi sono pellegrini con cui ho camminato qualche giorno, che mi hanno fatto compagnia, con cui ci siamo fatti compagnia camminando e chiacchierando, siamo tutti felici e contenti e questo per adesso è l'ultimo passo del Grand Tour Francigena 2020. Io ringrazio tutti per l'attenzione, vorrei fare miliardi di ringraziamenti per tutte le persone che hanno seguito questo progetto, che mi hanno aiutato, e grazie di cuore.